Allora, vorrei prima fare una premessa. Io so poche cose, sono un ignorante e in particolare non so niente, quasi niente di cinema. Però molti anni fa, quando ero giovane, anch'io sono stato giovane, ho visto prima Novecento e successivamente, non credo molto tempo dopo, L'albero degli zoccoli. I miei coetanei osannavano Novecento, era il film militante, era il film della sbornia ideologica. A me aveva lasciato perplesso, soprattutto quel bandierone finale enorme che sventola, mi sembra, perché allora era diviso in due parti, non so se lo è ancora diviso in due parti, Novecento, e la seconda parte finiva con questo bandierone che a me faceva pensare al Luna Park. Successivamente invece ho visto L'albero degli zoccoli di Olmi. E l'albero degli zoccoli mi aveva fortemente impressionato, anche se i miei coetanei, i miei compagni di scuola sostenevano il contrario. Dicevano che il film di Olmi, in soldoni, era un film reazionario. A me era piaciuto in particolare L'albero degli zoccoli perché in qualche modo, pur non appartenendo al mondo campagnolo, rurale, lombardo, ma provenendo dalla campagna romagnola, in qualche modo aveva una piccola sorta di identificazione con i protagonisti e i personaggi dell'albero degli zoccoli. Confesso che il pretesto mi sembrava assurdo, vale dire che un uomo che per necessità è costretto a tagliare una pianta senza il permesso del padrone per costruire uno zoccolo al figlio, un figlio potesse essere cacciato dal fondo, mi sembrava una cosa folle, mi sembrava un pretesto letterario, filmico, inaccettabile sul piano pratico. Invece poi mi sono informato e ho scoperto che nei punti della mezzadria, vale dire nel rapporto fra padrone e mezzadro, contadino, era prevista anche la clausola che se uno tagliava un contadino un albero senza il permesso del padrone poteva essere cacciato. Questo, diciamo, è il motivo principale dell'albero degli zoccoli. Poi, nell'albero degli zoccoli mi ha colpito molto il rapporto fra la musica, credo la musica di Bach, e l'azione, le scene e i momenti salienti del film. Così parlo braccio perché non mi ricordo, mi ricordo le atmosfere forse più che la trama. Per esempio, mi era piaciuta molto la figura del nonno. Il nonno, perché spesso c'è il nonno che parla, credo, col nipote, e quindi il film è anche un intento pedagogico perché descrive in una cascina, perché la storia si svolge in buona parte in una cascina, credo, lombarda, e il nonno insegna al nipote i principi fondamentali della coltivazione dei campi, in particolare dell'orto, e fa paralleli fra la vita dei semi degli animali e la vita degli esseri umani. Non ricordo molto, ma mi piaceva anche il dialogo dell'albero degli zoccoli. Forse mi è piaciuto un po' di meno la svolta cittadina quando lui e lei, come novelli Renzo e Lucia, vanno a Milano. Cioè, forse la scena sul naviglio, si vedono loro. Vabbè, comunque. Allora, in conclusione direi che l'albero degli zoccoli l'ho sentito come se fosse per me una comunione, un tramite col mondo contadino dal quale in qualche modo appartengo. E mi sembrava più autentico, anche se un'opera d'arte non può essere la realtà, più autentico di Novecento. Novecento mi sembrava un'opera viziata, diretta, forse dico una corbelleria, una eresia diretta da un borghese colto, eccetera, figlio di un grande poeta, fra l'altro, ma un regista che voleva compiacere il suo pubblico, un pubblico che
in quel momento era un pubblico di intellettuali, eccetera, appassionati di cinema e profondi conoscitori di cinema. Poi credo che fra Bertolucci e Olmi in qualche modo io abbia preferito vedere il film Olmi come uomo che non ha fatto, credo, non so niente, ma studi cinematografici, ma si è formato lavorando, credo, facendo cinema. È probabile che Olmi sia stato, anche prima di fare il cineasta, non so, forse dico una sciocchezza, non conosco la sua biografia, un operaio, un lavoratore, non so se è vero, ho questa sensazione. Ecco, quindi no, non ho più rivisto né Novecento né L'albero degli zoccoli. Premetto che, visto che l'ho visto molti anni fa, io l'ho visto al cinema. Vedere un film al cinema, forse è una verità ovvia, è molto diverso dal vederlo su uno schermo di un computer o di una televisione, perché il cinema, non a caso in Italia, forse lo si fa ancora, ma non sono sicuro perché, ripeto, non vado al cinema da 20 anni, c'è un intervallo fra il primo tempo e il secondo tempo. Non so se è ancora così. Al cinema in Italia fino a 20 anni fa, gli stranieri non capivano questo stacco. No, il film bisogna vederlo dall'inizio alla fine senza interruzione. E gli rispondevo: guardate che il cinema è una prosecuzione del teatro. Quando si andava a teatro, quando c'erano le opere, l'operetta, c'erano sempre delle pause, degli intervalli credo, per consentire agli artisti di riposarsi e poi per consentire ai riguardanti, a coloro che fruivano dello spettacolo, di rifocillarsi, fare due chiacchiere, sparare due cazzate, eccetera, eccetera. Quindi io, non andando più al cinema, però ho nostalgia di questa dimensione del cinema come rito. E in un centro piccolo come Urbino, andare al cinema era un po' come andare alla domenica in chiesa. Ricordo una scena bellissima che molti anni fa, non so se erano gli anni 70, proiettavo in un piccolo cinema di Urbino che si chiamava, o si chiama ancora, Nuova Luce, un film, vado oltre, va bene? E si chiama un film di Cocteau, L'Aquila a due teste. In un momento topico, cruciale del film, quando l'anarchico, adesso il protagonista mi sfugge in questo nome, in questo momento il nome del protagonista, è braccato dalla polizia. Entra nel palazzo dove vive la principessa, qui la due teste fa riferimento alla storia del Piero Austro-Ungarico, si è spezzata la pellicola. Si è spezzata la pellicola. Acceso la luce. Il proiezionista ha detto: ragazzi, questa sera non possiamo continuare. Ma come? Ah, si è spezzata la pellicola, adesso cercherò di ripararla, vediamo se domani si potrà continuare. Il giorno dopo siamo ritornati, il proiezionista era riuscito a collegare, insomma, aggiuntare la pellicola e quindi abbiamo rivisto questo film di Cocteau, L'Aquila, due teste, L'Aigle de tête, e non mi ricordo adesso il nome del protagonista che era. Comunque il film era molto bello e anche in quel momento io ho avuto la sensazione quando si è spezzata la pellicola di andare oltre all'opera cinematografica, mi sembrava di essere quell'uomo, non mi sfugge il nome, Stanislav che entra nel palazzo e quindi avevo anche la sensazione di essere stato in quel momento braccato dalla polizia e quando si è spezzata poi la pellicola abbiamo sentito tutte le parole del professionista. Si sono accese le luci nella sala e poi contemporaneamente abbiamo sentito anche i rumori della strada, poi hanno aperto le finestre e si sono viste le stelle, quindi di nuovo il cinema che diventava, non era più finzione, era la vita, eccetera. Quindi io non so più niente del cinema, io non conosco i registi italiani degli inizi del 2000, solo dei nomi, per me sono solo dei nomi, non ho mai visto le opere. Ho notato che hai usato il termine giuntare Non alla si pellicola. dice. No, 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 anzi, è il termine tecnico di chi montava alla moviola. Non sapevo, io l'ho detto così distinto. Non lo sapevi? No, io ho pensato a giuntare quando, siccome mio zio faceva il fabbro, quando univo dei pezzi, facevamo degli giunti anche in falegnameria, che era il mestiere di mio padre. Però sì, è comprensibile, infatti. Ma credo che unissero proprio i pezzi con modi anche.
mezzi rudimentali, credo anche. E dopo a volte mancano dei pezzettini, mi sembra, perché mi pare poi che in quel polpettone che è Cinema Paradiso del regista siciliano Tornatore, la figura più importante è quella del proiezionista, dell'attore francese che è bravissimo. E lì si entra in qualche modo, credo, nel mondo, in questo mondo che tu hai descritto, di fare cinema come mestiere proprio fisico. Poi si vede in questo film il proiezionista che fa la censura, forse dietro consiglio del prete, non so se il prete taglia quelle scene hard, focose, e dopo c'è il ragazzino che forse vede, perché guarda da dietro nella cabina il proiezionista e vede quando, non mi, dico bene, quando taglia queste scene. Ecco, guarda, interessante, questo attore francese è bravissimo, ti ricordi il nome Michel Piccoli? No, non è Michel Piccoli, comunque è bravissimo questo attore. Ecco, quella parte è Novecento, no? Il titolo del... No, Novecento, Cinema Paradiso, la parte finale è Philippe inguardabile. Noiret. Philippe Noiret è grandissimo, Philippe Noiret che ha poi interpretato anche il cane blu da un'idea di Tonino Guerra, che forse è sempre suo, forse, è sempre Tornatore il regista. E Philippe Noiret è bravissimo. Ecco, lui mi piace, si vede il grande attore. E poi a proposito, non so perché adesso Sicilia mi è venuto in mente, forse non è l'ultima volta che sono andato al cinema 20 anni fa, L'Uomo delle Stelle. Ma è forse sempre di Tornatore la regia. E è la storia di questo uomo, che fra l'altro è un attore abruzzese, che strano che non mi vengono in mente i nomi degli attori, che gira la Sicilia. In qualche modo inganna la gente perché gli fa credere che facendo quel provino, che non è un provino, è una menzogna, può avvicinarli al grande cinema, alla fabbrica delle stelle, Cinecittà, inganna un po' tutti. Come si chiama questo attore abruzzese molto, molto bravo? Castellitto. Costellito. Ecco, lui è bravo come attore, lui mi piace, mi è piaciuto. Quindi non è vero che mi piacciono solo gli attori della generazione di Mastroianni. Forse mi piacciono in particolare questi attori perché li ho conosciuti, li ho visti al cinema, quando andavo a vedere per esempio i film di Fellini, i film di Antonioni, perché non c'entra più con i film di Antonioni. Pasolini, il cineasta, non mi piace molto, non so perché, ma poi un altro regista italiano che mi piace molto, o mi è piaciuto molto, ripeto, non vado più al cinema, è Ettore Scola, La giornata particolare, che è interpretato sempre da questo grandissimo attore che è Mastroianni e dalla brava Sofia Loren. Poi il soggetto è bellissimo, la sceneggiatura è bellissima, quel film è, immagino che voi che siete appassionati, vivete il cinema, lo conosciate. Ecco, questo è un film bellissimo, quello è un capolavoro. Detto da me che di cinema non capisco niente, però Una giornata particolare mi è piaciuto molto, fatto bene. Bel soggetto, bella sceneggiatura e bravissima, bellissima interpretazione dei due protagonisti. Dimmi qualche altro film che ti è piaciuto. Un film che mi è piaciuto, adesso non so, esco dall'autarchia italiana, Il Camino de Santi La Via Lattea di Buñuel. E anche quello mi è piaciuto molto perché... Perché innanzitutto Buñuel è un mostro in tutti i sensi, di bravura. E poi in questo caso il cinema diventa tutto. Buñuel attraverso questo film, credo con la grande partecipazione del sceneggiatore, soggettivo, non so se è Carrère, un francese, Jean-Pierre Carrère, perché la storia anche in sé è molto bella, riesce proprio a mettere in scena le idee. È molto difficile vestire delle idee. Cioè, questi due che partono da Saint-Jacques in Francia, a Parigi, e arrivano a Santiago di Compostela in Galizia, e anche la missione è assurda perché uno dei due deve, il più giovane credo, Pierre, deve poi accoppiarsi con una prostituta, non so per quale motivo, forse per un'opera benefica, però durante il viaggio accade di tutto, assistono a degli incontri delle sette nel bosco, a degli scontri fra i giansenisti e i gesuiti,
e poi credo all'estasi di Santa Teresa, che si fa piantare, o Santa Teresa, santa che si fa piantare i chiodi per avere estasi. Dopo ci sono molti richiami nel testo, anche il rapporto fra estasi, erotismo, e probabilmente le lezioni di battaglia, eccetera, eccetera. Ma comunque è un film molto bello. Ecco, poi cosa mi è piaciuto, pensando Buñuel, ho idee viridiana, ma in questo momento ho solo presente l'atmosfera e la protagonista. Ah, e poi anche di Buñuel, Belle de Jour con Catherine Deneuve, perché io ho un debole, perché, quindi non so dirvi se è veramente brava Catherine Deneuve, ma mi è sempre piaciuta come donna. Come mi è piaciuta in Italia anche Lea Massari. Quando ero ragazzo mi piaceva molto Lea Massari, tant'è vero che l'unica volta che ho comprato Playboy o Playman, sono andato a Cesena perché avevo letto, facevo le scuole medie a Cesena, avevo letto nei manifesti Lea Massari nuda. Su Playboy, Playboy. Davanti a me c'era un prete che prendeva, sembrava una scena felliniana, c'era proprio il prete con quel tonicone nero che prendeva lo stesso. Poi è stata una sciolla, una fregatura, perché in realtà Lea Massari era nuda, però no. Quindi Belle de Jour mi è piaciuto, che guarda caso è sempre un film di Buñuel, credo di sì, no? E poi che altro mi è piaciuto? Ah, potrei menzionare un tedesco, Herzog, Aguirre, Furore di Dio, forse il film più bello, ne ho visti altri di Herzog. E lì Klaus Kinski è molto bravo e non fa, cioè non supera se stesso, non copia se stesso, non fa forzatamente il folle, perché spesso fa, a me pare, mi è sembrato che facesse il folle, invece in Aguirre, quando ha quel delirio che è sulla zattera e delira, io non so, è bellissima quella scena, tutto è bello. Ecco, ho visto che conoscete un sacco il cinema, bravi. Poi che altro mi può aver impressionato ancora? E poi cos'è? Bah, forse di Bertolucci, Il conformista mi è piaciuto, non posso dire che mi sia, anche perché c'è sempre nel Novecento un bravo attore, Trintignant, e poi c'è quella bellissima, ecco, di lei ero innamorato, Dominique Sandal. Mi piaceva tantissimo, che l'avevo vista poi nel giardino dei Fizi Contini, non so se è la regia del napoletano De Sica o sbaglio, e lì mi era piaciuta molto questa Dominique Sandà che interpreta il ruolo di Micole, questa giovane ebrea tutta vestita di bianco che gioca a tennis vicino alle mura. Poi sono andato a Ferrara, ma dov'è il giardino? Ma non esiste il giardino, ho detto, potenza della letteratura e anche del cinema, che hanno creato un posto che non esiste. Io ho pensato che fosse più vero del vero, di un giardino. Ma dov'è? No, l'hanno girato sulle mura, in alcuni punti delle mura di Ferrara, il giardino esisteva nella mente di Bassani e poi nella mente del regista De Sica. Per me è difficile, perché un film che non mi è piaciuto, perché se non mi dovesse piacere, beh, La voce della luna non sono riuscito a vederlo di Fellini. Beh, ero insieme a una ragazza, ho litigato, sono andato via, non ho visto niente. Però non riuscivo, non mi sembrava azzeccato Benigni, non so, forse sbaglio, in questo film di Fellini. Non lo vedevo molto un attore felliniano, forse sbaglio. Anche se. Ah, poi di Fellini mi è piaciuto molto il mediometraggio Bevete più latte con Anita Ekberg che compare su un cartellone ed è il protagonista, è un bacchettone, il moralista, il moralizzatore forse si chiama, o è Bevete più, o il moralizzatore si chiama, il mediometraggio che è interpretato da quell'attore napoletano, non è Edoardo, il fratello Peppino è De Filippo, che è molto bravo anche lui a interpretare la parte del moralista. E poi sui cartelloni si vede questa svedesona, sta Anita Ekberg che invita a bere il latte. Io non riesco a dire un film che non mi piace, perché non vado via, quindi non posso dire. Poche volte sono andato via, quella volta, ma non posso dire che sia andato via perché non mi piacesse il film, avevo litigato con questa giovanotta. Boh, se mi vuoi chiedere qualcosa, mi sono già perso, non so dove sono arrivato.
guidato, che prima c'erano i miei parenti. Hai capito? Ah, un altro film che a me è piaciuto molto è Non prénomme la complicine, che è di Louis Malle, che è poi, ecco il mio modo associativo, perché mi è venuto in mente che Louis Malle aveva sposato Candice Bergen, questa attrice americana. Non prénomme la complicine è la storia di un ragazzino, il tempo è il 1940-41, la Francia è occupata dai tedeschi, e la parte sud invece è sotto un regime fantoccio francese ma filo nazista, fascista, è la Francia di Vichy, e questo ragazzino è giovanissimo, la Combrichien, avvicina degli uomini della resistenza perché non ha fatto una scelta ideologica, politica, lui vuole partecipare alla vita, vuole diventare adulto e vuole fare quello che fanno, si avvicina. No, gli dicono loro, vattene, tu sei troppo piccolo, non puoi partecipare a queste cose. Questo ragazzino avvicina lo schieramento opposto, avvicina i fascisti, e i fascisti gli dicono, lo accettano. E dopo lui, spinto da questo, la conduzione non sa niente delle contrapposizioni ideologiche, lui vuole vivere, ha accettato i fascisti e partecipa alle nefandezze, ai crimini. Per esempio è interessante nel film anche il rapporto che questo figlio del popolo, questo giovanissimo, instaura con una giovane borghese sfollata da Parigi, che suona il pianoforte, è colto, lui invece è pur istinto, è un selvaggio su due piedi, nel bene e nel male. E allora cosa fa? Per conquistare questa ragazzina, o ragazza, che è più grande forse di lui, le porte delle casse di champagne, sa che viene dalla città, quindi ama le buone maniere, le porte delle casse di champagne, le apre la dio boia e spacca le bottiglie, poi per corteggiarla appoggia in modo maldestro i gomiti sulla tastiera del padre, era bellissimo. E alla fine cosa succede? Ma il cinema americano non ne guardavi? Al cinema americano vediamo che cosa. Il cacciatore? Il Cimino. Forse. Potrei dire che quello mi è piaciuto. Apocalypse Now non per intero. Quella scena quando uno dei protagonisti ritorni dal Vietnam, che è Robert De Niro, va a caccia, vede il cervo e non gli spara. Quella è toccante come scena, no? Mezzo a questa bella natura del Vermont, mi sembra. No, ci sono ecco, quello mi è piaciuto. Poi cosa mi può essere piaciuto? Mi è piaciuto C'era una volta in America, ma non è un film di un americano. Anche lì c'è Robert De Niro, però. Sì, ecco. Ma che bello. Questo è il lombo, no? Un po' di lombo? Cosa dici, Luca? Che bello. Cosa tu lo metti in mezzo al pane? Si chiama Andrea, l'artefice. Il fantasma della libertà di Buñuel, l'hai visto? Lo sai che non l'ho visto? L'hai visto? Sai cosa mi è piaciuto di Buñuel sempre? Il fantasma purtroppo non l'ho visto, ma l'idea di base mi sembra molto interessante. Sì. Cosa ho visto allora? Nazarin. Nazarin non lo so. No. Il fascino discreto della borghesia. Il fascino discreto della borghesia, sì, lo so. Un altro bravo autore francese che ha lavorato in Italia, Pierre Clementi, forse si chiama. No, è Michel Piccolilli. Sì, proprio Michel Piccolilli sta. Dove? Ah, bella di giorno. Però c'è anche questo Pierre Clementi, mi sembra. Sì, Pierre Clementi, è quello che fa la parte... È quello, quel giovanotto che la va a prendere. No, Michel Piccolilli è l'uomo sulla sedia a rotelle, no? No, chi è quello sulla sedia a rotelle? Sai che in questo caso faccio una gran confusione, perché non si capisce, questa è la bravura di Buñuel, se lei sogna o fa quelle cose realmente, no? Mi sembra, no, che resta questa ambiguità. Sì, e dopo c'è, perché lei sogna di andare in giro, di fare un po' di tutto, insomma. Siete pronti? Adesso vi arriva. Il profumo che arriva, veramente. Questa è buonissima come pancetta, non lo dovrei dire, ma so che è buona. No, perché non lo dovrei dire? Lo dico, buona. Allora, quando ero giovane cosa ascoltavano i miei amici, che erano quelli più... Allora, c'erano alcuni che ascoltavano la musica statunitense, per esempio Jefferson Airplane, Starship, Eagles, poi il gruppo di Jerry Garcia,
Grateful Dead. Poi, poi dopo c'erano naturalmente gli estimatori della musica dell'est, quindi Velvet Underground, insomma, adesso ci pensa. E poi dopo c'erano invece gli ascoltatori della musica inglese, oppure bluesmen inglesi, Cream, ascoltatori di Cream. Poi dopo si è affermato questo genere chiamato rock progressivo che un po' stancava anche, o poteva stancarsi. Sì. Allora, Led Zeppelin mi è capitato di riascoltarli, direi che hanno scritto delle belle canzoni, o perlomeno hanno arrangiato, perché spesso prendevano e fingevano di essere compositori, però, prego. Da Willie Dixon. Ah, sì, per me. E poi naturalmente ho ascoltato come tutti i Beatles, Rolling Stones, non sono mai stato un fanatico di Rolling Stones. I Beatles, ti ricordi qualche album? Sì, però allora non si ascoltavano gli album, le singole canzoni. Le singole canzoni. Ah, e poi spesso poi io le canzoni non sapevo di ascoltarle nella versione italiana, perché c'erano molti gruppi come l'Equipe 84, i Camaleonti, che suonavano canzoni, ci mettevano fantomatico testo italiano, un brano famoso, come esempio Senza Luce. Io non sapevo che fosse una canzone dei Procolarum quando lo senti, Wild Shade of Pale, oppure cos'è, La Casa del Sur, The House of Rising, che poi non era una canzone degli Animals, ma loro l'avevano solo arrangiato perché era un brano famoso americano, perché tra Inghilterra e Stati Uniti giocavano a ping pong. Dopo c'erano. A me era piaciuta molto una canzone, Come Together, e per la prima volta ho visto sto mela, questa mela verde, Granny Smith, perché per molti anni era colto di mele, poi ho capito che era una Granny Smith. Voglio sapere che pensi delle capre. Le capre? Beh, non lo so, ho notato che chi in genere non ha mai avuto animali, se scopre di avere un'attrazione particolare per il mondo animale, si avvicina alle capre. Allora, allevare le capre è difficile. Innanzitutto è difficile tenerle dentro un recinto. Perché se non si è bravi, dal recinto scappano e quando scappano fanno danni. Mangiano tutti i germogli delle piante, fanno danni. E poi non è facile allevarle, per me era un problema anche ammazzarle. Quasi quasi, sto dicendo un'eresia, mi pesa relativamente di meno ammazzare un maiale che un caprino, che un capretto o un agnello. Perché quando tu quei piccoli, quel pianto mi attorcigliava le budella, guarda. Comunque ammazzare il maiale è una cosa terribile. Sai che uno dei piatti tipici del posto, proprio del paese da cui provengo io, ed è sublime, è la braciola di capra nel sugo. Sì, questo anche in Calabria ho trovato qualcosa del genere. Perché nelle culture pastorali, nei paesi diciamo dove c'è ancora una certa autarchia alimentare, la capra, il capretto, sono piatti forti, capro, capretto, arrosto, al forno. La carne io lo mangio forse due volte all'anno, è buonissima. A me piace sia il capretto e sia forse più il capretto dell'agnello, devo dire. Forse più, però mi piace molto anche l'agnello. Il sapore del capretto è ancora più intenso, ha un sapore che rimanda all'alba della nostra cultura, penso. Quando facevo il militare, io ho fatto anche il militare, per punizione, siccome non so cosa avessi fatto, mi hanno messo insieme altri a fare, non so, avevamo quattro pagliacci ufficiali, dovevamo stare tutti schierati sulla testa. E c'era, ricordo Giusti, un toscano, un cognome tipico, che se ne buttano fuori, Dio Cavallupense, ha detto. Dio Cavallupense. Ha detto, Dio Cavallupense, ma cos'è sto Dio? Dio cavallo, vacca, lupo e serpente. Dio cavallo, bella, l'ho concentrato tutto in scena. Invece venite con quelle bestemmie lì, tenui. Dio cavallo.